Le chiedo dove ha prestato servizio nel corso degli anni dal 2013 al 2017. Sì. Sono un sostituto commissario coordinatore della Polizia di Stato in servizio presso la Direzione Investigativa Antimafia di Palermo. E allora ci sono due argomenti che intendiamo trattare e riguardano due servizi di intercettazioni operate in sede penitenziaria. Il primo riguarda le conversazioni, il servizio tecnico di intercettazioni nel carcere di Milano Opera, dove al tempo era recluso Salvatore Riina. Le chiedo se lei ha svolto attività in ordine a questo servizio. Sì. Ecco, se vuole spiegare in che cosa è consistito questo servizio e qual è stato il suo compito. Gentilmente chiedo di poter consultare eventualmente gli atti a mia firma o da me redatti, signor Presidente. Grazie. Allora, nell'ambito del procedimento penale numero 746/44 RGNR DDA di Palermo, uno stralcio del procedimento penale più ampio 11609/08, cosiddetto processo trattativa, la Procura della Repubblica di Palermo era venuta a conoscenza tramite il DAP, che due agenti della Polizia Penitenziaria addetti alla custodia e alla vigilanza del noto mafioso ergastolano Riina Salvatore, durante le pause del processo aveva effettuato delle esternazioni. In particolare ci colpiva il fatto che Riina aveva detto: Non sono stati i carabinieri ad arrestarmi come raccontano loro, bensì è stato Provenzano e Ciancimino un po' che mi hanno tradito. Poi, in un'altra circostanza, aveva detto anche: non sono stato io a cercare loro per trattare, bensì sono stati loro a cercare me per trattare. Sulla scorta di questo, la Procura della Repubblica di Palermo ci aveva chiamato e quindi d'intesa si era disposto un servizio di intercettazione, delle conversazioni, intercettazione audio-video nei luoghi ove il Riina svolgeva sia la socialità che il passeggio. In che cosa consisteva la socialità? Che veniva effettuata in una stanza dove i due soggetti, che erano Riina e tale Russo Alberto, un esponente di spicco della Sacra Corona Unita appartenente al noto clan Modeo, e Riina trascorrevano la cosiddetta socialità giocando principalmente a carte, mentre poi c'era un altro luogo che era un corridoio, diciamo, assicurato da alte mura perimetrali solamente all'esterno, e questo era inteso il cosiddetto luogo di passeggio. Allora abbiamo effettuato un servizio di intercettazione. Mi scusi, questo così per chiarimento, questa attività di socialità e passeggio che Rina era autorizzata a fare come soggetto detenuto ai sensi del 41 bis, riguardava solo il Lorusso o coinvolgeva anche altri soggetti? Cioè, nella disciplina del 41 bis era prevista la possibilità che Rina potesse svolgere socialità con uno o più soggetti o con il solo Lorusso? Solo ed esclusivamente con il Lorusso, perché oltre al 41 bis nei confronti di Riina era applicata la cosiddetta area riservata. Ok. Quindi questo servizio che scansione temporale ha? Allora, il servizio è iniziato, il servizio di intercettazione è iniziato. Allora, il servizio è iniziato il 3 agosto del 2013 e le operazioni si sono concluse il 30-11 del 2013. All'inizio è il 3 agosto del 2013 e si sono concluse il 30 novembre del 2013. Senta, la conclusione del servizio è stata dettata da qualche contingenza particolare?
L'inizio o la conclusione? No, la chiusura del servizio. La chiusura del servizio è stata effettuata perché nel frattempo, durante i suoi colloqui, Rina aveva fatto delle esternazioni che avevano fatto seriamente preoccupare tutte le istituzioni. In particolare ricordiamo le minacce nei confronti... Posizione, Presidente, non può riferire sul contenuto dell'intercettazione. Sì, sta riferendo sulle ragioni per cui si è concluso il servizio, Presidente. Però facendo riferimento... Cioè, sì, allora, c'erano delle preoccupazioni per chi? Perché il Rina Salvatore aveva incaricato il suo... soggetto con cui effettuava il passeggio, appunto il Lorusso, dicendo che sarebbe il caso di organizzare anche qualche attentato nei confronti di alcuni esponenti delle istituzioni. Quindi c'erano ragioni di tutela di persone che erano menzionate nelle intercettazioni, questo sì, ci vuole dire. In particolare... Va bene. Non senza riferire nel merito, però le ragioni di tutela... Sì, le ragioni di tutela che infatti venne adottata può menzionare. Una procedura ex ordinem, tant'è che venne informato il Ministro dell'Interno, unitamente Procuratore della Repubblica di Palermo, Caltanissetta, il prefetto anche di Palermo, ci siamo recati dal Ministro e quindi vennero adottate delle procedure particolarmente rigide per la tutela di questi soggetti che venivano citati da Rina. Senta, lei che attività ha svolto nell'ambito di questo servizio? Allora, io ho svolto tutta l'attività, iniziando dalla redazione degli atti e le attività tecniche di intercettazione, di ascolto, visione e trascrizione e i conseguenti accertamenti per addivenire all'identificazione o tutto ciò che concerneva questa indagine. Io in particolare ero il coordinatore di una squadra che si è occupato di tutto. Ho capito. Senta, nel corso di questi colloqui ci sono stati altri soggetti che intervenuti oltre a Rina e Lorusso? Altri soggetti no, solo... Voglio dire, la conversazione e le intercettazioni hanno riguardato sempre e unicamente questi due soggetti? Sì, esclusivamente, perché non potevano entrambi, poiché si trovavano, come ho detto poc'anzi, in area riservata, non potevano avere ulteriore socialità o passeggi con altri soggetti. Lei quindi ha effettuato l'attività di riascolto di tutte queste conversazioni? Sì. Nel corso di queste conversazioni ci sono stati elementi, proficui per le indagini, queste registrazioni hanno dato luogo a elementi di acquisizioni importanti per il processo in corso? Sì, sono state importanti perché non solo che Rina nel corso della sua esternazione, questi suoi colloqui, un po' ha raccontato dal suo punto di vista, la cosa nostra, l'ascesa dei corleonesi, e poi ha raccontato anche fatti inediti, ma anche di vicende che non si era mai capito gli esecutori materiali o così, cioè ha raccontato tante, tante cose. Quindi, voglio dire, ha avuto nei confronti un atteggiamento, si è instaurato un rapporto confidenziale con questo soggetto? Sì, era un rapporto oltre confidenziale, era anche un rapporto che lui tante volte chiedeva anche consigli, e tant'è che poi, come ho detto poc'anzi, lo aveva anche incaricato di portare all'esterno le informazioni. Voglio dire anche un'altra cosa, se a questo proposito, aggiungo che il Lorusso era un soggetto particolarmente abile nel far uscire le informazioni, tant'è vero che il Tribunale di Sorveglianza di Roma gli aveva revocato alcune concessioni, perché negli anni precedenti lui era stato scoperto che addirittura aveva effettuato dall'interno dello stesso carcere, aveva effettuato dell'estorsione, aveva dato ordine dell'estorsione. E, tra l'altro, devo dire che successivamente, quando poi abbiamo effettuato le perquisizioni all'interno delle celle del Lorusso, abbiamo trovato un sistema di scrittura tutto suo particolare e con caratteri fenici, questi qua, con un procedimento particolarissimo ad opera della Polizia Scientifica di Palermo,
sono riuscito a ricostruire, cioè a decodificare. A decodificare e lui si era appuntato, appunto, io ricordo in particolare il nome di Ligio, Bontate, Calò e così via. Si è notato... Scusi, non ho capito se questo riguardava un periodo precedente o nel corso dell'attività di indagine che ci occupa. Che ci no, allora, in un periodo precedente il Russo era stato, come dire... gli erano state annullate alcune concessioni perché lui aveva fatto, diciamo, si era reso responsabile di alcune estorsioni durante il periodo di detenzione. Durante Corina invece no, questo non è avvenuto, però successivamente, quando abbiamo chiuso le indagini, o meglio le intercettazioni, e abbiamo effettuato delle perquisizioni, in particolare alla polizia penitenziaria di Milano Opera e anche di Re Bibbia, perché nel frattempo era stato trasferito, gli vennero trovati alcuni documenti scritti con delle lettere, in particolare utilizzando un carattere di Fenice, che vennero decodificati con una procedura particolare da parte della polizia scientifica, e tra le altre cose appunto erano notati nomi e cognomi di mafiosi, del palermitano in particolare. Ho capito, questo nella sua cella a seguito della perquisizione effettuata a chiusura del servizio tecnico, diciamo. Sì. Le chiedo ancora, scusate, ma allora le chiedo ancora la qualità di questo ascolto e di queste riprese. Se insomma avete potuto agevolmente comprendere per lo più il contenuto di questi colloqui. Allora, sì, cosa abbiamo fatto noi? Rina veniva controllato con una telecamera, la telecamera questa che utilizza la polizia penitenziaria solamente per motivi di sicurezza, in queste zone sia di passeggio che socialità, però la qualità non era buona. Noi abbiamo sostituito l'interno con apparecchiature super sofisticate e in più abbiamo disseminato tutto il perimetro di microspie, chiamiamoli così, di apparecchiature tecniche. In particolare capitava che ogni tanto Rina e il Russo si sedevano su una panchina, allora, che era quasi all'altezza, diciamo, di Rina, gli abbiamo messo un microfono, diciamo, tutto questo avveniva sempre dal retro, bucando delle mura, insomma un lavoro molto particolare, e riuscivamo a intercettarlo bene. Spesso Rina però, quando esternava cose importanti, anche se si trovava all'aperto, lui abbassava volutamente il tono della voce, qualche volta addirittura metteva anche la mano sulla bocca. Ho capito. Senta, questo ambiente ce lo può descrivere, questo ambiente in cui avviene il passeggio, e vuole anche spiegare se questi elementi importanti che lei ha indicato, che sono stati raccolti nel corso di questo servizio, sono emersi nel corso del passeggio o della socialità? Allora, periodo di socialità. Allora, devo dire che i due ambienti erano contemporanei. Scusi, la socialità nella saletta, ecco. La saletta che poi veniva chiamata socialità. Allora, si tratta di una stanza, la socialità è una stanza piccola, dove, come ho detto poc'anzi, i due soggetti solitamente lo trascorrevano giocando a carte e non facendo riferimento a nessuna vicenda di mafia. Mentre nel cosiddetto passeggio, che è un'area, che ci sono delle mura perimetrali molto alti e solo la parte di sopra era aperta, però assicurato sempre con il ferro e così via, e Rina passeggiando raggiungeva, come dire, una certa sicurezza e quindi si lasciava andare a questa esternazione solo nei locali passeggio, mentre la socialità non abbiamo mai intercettato conversazioni di interesse investigativo. Quindi, scusi, questa sorta di cortile, cioè coperto con delle grate, se non ho capito male. Sì. A che dimensioni aveva? Potremmo dire un 7 metri per di lunghezza, per un 3 metri per 3 metri, un 7 per 3 più o meno. Voi avete disseminato l'ambiente di queste microspie, e così, cogliendo il passaggio del passeggio da un lato all'altro. Poiché solitamente loro passeggiavano sempre sul perimetro, diciamo,
riuscivamo a sentire. Poi che capitava pure, in particolare, poiché alcune erano periodo invernale, solitamente loro si arretravano sulla parte verso la panchina, ecco. E qui avvenivano ancora meglio queste intercettazioni. Senta, che attività, se avete svolto attività di riscontro, che tipo di riscontri avete acquisito? Allora, man mano che l'RIN faceva riferimento a vicende o nominava dei soggetti, noi procedevamo a cercare di ricostruire per quanto possibile la vicenda o identificare i soggetti che man mano venivano riferiti alla Procura della Repubblica di Palermo, Direzione Distretto Antimafia. Sì, vicende, ricorda particolari vicende sulle quali poi avete effettuato delle attività di verifica in relazione ai temi trattati dalla RINA? Sì, tra queste ricordo per esempio la vicenda di tutta la guerra di mafia, no? Lui ha raccontato tutta la guerra di mafia, tutte le persone che per il suo ordine sono state uccise, quindi ha raccontato l'ascesa dei Corleonesi, l'omicidio del procuratore della Repubblica di Palermo, Scaglione, che disse che era stata opera di Bernardo Provenzano, esecutore materiale, insieme ad un altro soggetto, che però lui non ricordava il nome, l'omicidio di Giuseppe Di Cristina, avvenuto a Riese, che era stato ucciso per opera sua, poi l'omicidio di Ferrito, che era un mafioso catanese, che era stata data nella ricostruzione di Ferrito, ha detto? Ferrito, Alfio Ferrito, sì. Diciamo che la ricostruzione si pensava che era stato ucciso a Palermo durante la traduzione, perché vennero uccisi anche dei carabinieri addetti alla traduzione. Si pensava che era stato ucciso per ordine di Santa Paola. In realtà invece lui, Rina, raccontava, come fatto inedito, che lui lo aveva fatto uccidere perché Stefano Bontate gli aveva incaricato a lui, quindi catanese, a uccidere Rina, a tirare Rina in un tranello. Io la interrompo prima che intervenga l'avvocato, nel senso che lei sta riferendo sul contenuto delle intercettazioni. La domanda del pubblico ministero invece riguardava le attività di riscontro che sono state da voi effettuate sulla base degli elementi che risultavano dalle intercettazioni. Sì, abbiamo effettuato anche dei riscontri. Ecco, sì. Lei deve descrivere i riscontri che avete effettuato. Per esempio, in ordine alla... lei ha parlato dell'attentato alla circonvallazione. Sì. Avete fatto delle verifiche, diciamo, sugli atti? No, successivamente no, questo tipo di verifiche. Abbiamo solamente ricostruito la vicenda, ma non abbiamo fatto ulteriori attività di indagine per... Allora, senta, io, Bonferraro, le mostro alcune trascrizioni che sono state effettuate dal perito nominato dalla Corte d'Assise e che riguardano il servizio in parola. Lei dovrebbe essere gentilmente in grado di indicare, nell'ambito delle varie conversazioni intercettate, a chi corrispondono le frasi che sono state trascritte. Sì. Allora, cominciamo con la conversazione presso la Casa Circondariale di Milano Opera del 30 ottobre 2013. Allora, questa è la conversazione intercettata del 30 ottobre 2013. Le chiedo innanzitutto se è in grado di dare ai personaggi che sono lì indicati U2, U3 o U4, anche perché nel corso della conversazione intervengono degli agenti della Polizia Penitenziaria. Quindi se è in grado di darci l'indicazione su chi sono i due interlocutori, o meglio, chi sono i soggetti U2 e U4.
Sì, allora U2 è lo russo, lo capisco subito perché mentre lo russo parlava in italiano e mentre Rino talvolta alternava sia la lingua italiana che con il siciliano. Quindi l'U2 è sicuramente lo russo Alberto, mentre l'U4 è Rina Salvatore. Senta, se lei va a pagina 73. Sì. E legge, cioè la parte sia, diciamo, in italiano che quella parte trascritta in dialetto. U4, certo, Torrina. Sì. Vuole che leggo, signor Pugliese? Sì, prego, se può leggere. Allora, U2, e mo se c'è... certo, risponde U4. Scusate, ma non il siciliano mi viene un po' difficile. No, ma può leggere anche la, c'è la traduzione. Momo come atto, ah, è un uomo come atto, può leggere, c'è la traduzione subito dopo se legge. Ah, certo, è un uomo come a Totò, come a Salvatore, sempre io devono mettere, non si devono fare problemi, lo stanno vedendo chi era, ma la P. Ah, questione di tempo, dateci sì, tempo. Presidente, perdone, ma chiediamo di chiedere di leggere la trascrizione. Sì, sì, perché c'è lei trova qualcosa di male. No, no, dico, cioè, far leggere la trascrizione lo leggiamo tutti. Poi se non legge la trascrizione non posso fare la domanda, quindi o gliela leggo io. Ma diamola per assodato quello che non c'è scritto. Non posso dare per assodato, perché non è che è una scienza infusa e ricorda quello che ha trascritto 8 anni fa, quindi deve vedere di che cosa parliamo, perché altrimenti parliamo del nulla. Che gli procediamo, dire, ricorda avvocato, la pagina 73 della conversazione del 30 ottobre. È un'attività quanto pare prodromica, no? Una successiva domanda. Sì. Allora, riprendo di nuovo. Certo, è un uomo come a Salvatore Rina, sempre glielo devono mettere, non si devono fare problemi. Lo stanno vedendo chi era, ma questione di tempo, dateci il tempo, morti di risate quei. Dovevano perché in Sicilia cambiava perché P, poi sono diventati di nuovo gli stessi, altrimenti P, mi dispiace di dirglielo questo signor Messina, questo che fa, il latitante, e fa questi, l'altro due, le pale, queste eoliche, ecco, scusi, sì. Allora, ovviamente gliel'ho fatto leggere perché le chiedo se rammenta, se avete compreso in questo caso chi fosse il soggetto e a cui ci si riferisce attraverso questi elementi. C'è questo riferimento, paleoliche, signor Messina che fa il latitante. Vi chiedo se avete accertato a quel tempo se c'era un signor Messina latitante e se ci sono riferimenti a queste paleoliche. Sì, allora il signor Messina a cui faceva riferimento era sicuramente Messina Denaro Matteo, latitante, sia all'epoca che anche oggi. La vicenda a cui si riferiva alle paleoliche era perché lui in quel periodo era stato coinvolto sia Messina Denaro, unitamente a Vito Nicastri, che era soprannominato il re dell'eolico in Sicilia, e si stavano interessando nella zona, in special modo del Trapanese, di mettere dell'eolico, e questo altro non era poi come emerso in questa prima indagine dell'epoca e come emerso anche nel 2018, un prestanome di Matteo Messina Denaro. E quindi la vicenda a cui si riferiva era proprio questa qua delle paleoliche, e il soggetto appunto era Messina Denaro Matteo. Senta, andando avanti, c'è un riferimento, se ci fosse suo padre, Bonarmuzza, lei, il suo ciccio era di Castelvetrano. Ci sono diciamo, accertamenti su questo punto, su chi fosse il padre e questo... Sì, il padre era il padre di Messina Denaro Matteo, era Messina Denaro Francesco. Lei sa come era soprannominato, se aveva un soprannome? Era nominato Uzzuciccio, era conosciuto come Uzzuciccio, e che era deceduto mentre si trovava latitante nel 1998, ecco perché il riferimento, se ci fosse suo padre, cioè riferito quindi a una persona che era deceduta. D'accordo, senta, le chiedo
ma solamente questo glielo chiedo, se leggendo quella parte, e cioè quelle pagine, le pagine a seguire, se ci sono ulteriori elementi che di riscontro a quelle conversazioni. Questo significa... Abbiamo pazienza, perché capiamo che sono cose che non legge da anni, ma se ricorda in quella conversazione ulteriori spunti offerti dalla conversazione che sono stati riscontrati. Ma abbiamo tutto il tempo, naturalmente. Sì, adesso non c'è bisogno, perché ho compreso benissimo. Cioè, in questa circostanza Riina era molto adirato anche nei confronti di Messina Denaro Matteo, perché lui in quel momento, ecco, a dire di Riina, si stava impegnando principalmente in attività economiche. Posizione, Presidente, riferisce sul contenuto della dichiarazione di Riina. Io formalizzo la mia la è una premessa per la successiva risposta riguardante i riscontri? La ricostruzione del dialogo? No, i riscontri sono, ecco, abbiamo detto che c'era un tale Nicastri che è stato arrestato in qualità di prestanome. Sì, è stato arrestato. È stato arrestato, sì, in qualità di prestanome. E le voglio chiedere, questi arresti che ci sono stati e che riguardavano l'eolico e l'attività che è stata fatta, ha mai coinvolto personaggi legati a Matteo Messina Denaro o suoi familiari? Adesso in particolare, signor pubblico ministero, non ricordo. Io ricordo la circostanza che il Vito Nicastri, proprio insieme all'ordinanza di custodia cautelare, veniva indicato quale prestanome. Adesso chi era dei familiari coinvolti in questo momento non ricordo, se c'era qualche familiare stretto, questo non lo ricordo. E appunto, come stavo cercando di dire poc'anzi, signor Presidente, Riina era adirato su questa vicenda, perché voleva che Messina Denaro doveva continuare a fare qualche cosa, non interessarsi solamente dell'attività economica in quel periodo. Riferito a quel periodo, siamo quindi nel 2003. Scusi, ci sono riferimenti alle bombe del 93, e cioè alle stragi del continente, chiamiamole così, che si susseguono tra il 93 e il 94? Sì, in particolare Riina non era d'accordo, esternando questo sempre al suo compagno Russo, che loro avessero spostato le bombe, diciamo, dalla Sicilia al continente. Vabbè, d'accordo. In questo senso. Perché lui, in particolare, posso, signor pubblico, posso, perché diceva in particolare, dice, noi siamo siciliani e lo dobbiamo fare qui. Scusi, il riferimento, se potesse metterlo in quel posto, a Luci che cosa intende? Cioè, in un modo, diciamo, volgare. La produzione di energia. Opposizione, Presidente, chiediamo l'interpretazione del contenuto delle intercettazioni. Io comunque procuratore. Io faccio una mia opposizione, così evito di ripeterla ogni volta. La mia opposizione è relativa al fatto che il testimone continua a riferire delle conversazioni, del contenuto delle conversazioni. Io evito di formalizzare ogni volta l'opposizione, che venga data come fatto ogni volta, così evitiamo di interrompere la deposizione del testimone. Sì, allora, invitiamo il testimone, pubblico ministero, un attimo, invitiamo il testimone a non riferire sinteticamente il contenuto delle intercettazioni, ma casomai leggere specifici passi delle intercettazioni stesse, dicendo qual è stato lo spunto investigativo che ha dato origine poi ad ulteriori accertamenti secondo l'interpretazione che ne ha dato il suo ufficio. Okay. Va bene. Vabbè. Sì, vuole spiegare questa attività di Nicastri, questa attività che emerge dall'attività di riscontro, in che cosa consisteva esattamente? Ricorda esattamente più o meno il discorso dell'eolico, fa sì, riferimento ovviamente, diciamo, era, all'energia, ai vali, e sì, riteniamo che le vale servano a fare luce, però questa è la deduzione. Vuole spiegare alla Corte
questo affare dell'eolico in particolare nel coinvolto di Castri e sì. Diciamo l'entourage di Matteo Messinaro, poi se è in grado di farlo, altrimenti lo proveremo. Allora, in particolare era avvenuto che c'erano state, come dire, dei finanziamenti europei per la cosiddetta energia pulita, quindi come Cosa Nostra appunto si era subito interessato, e nella zona del Trapanese era nato questo soggetto Vittorio Castri, il quale aveva incominciato a prendere in affitto, diciamo, dei terreni dove metteva le paleoliche, che anche oggi, se noi andiamo nella zona del Trapanese, è un po' disseminata di queste paleoliche, e quindi lui in quel momento si stava interessando appunto della produzione di queste paleoliche. Infatti quando Rina dice i pali da luci, si riferisce perché questi pali eoliche poi producono energia elettrica in questo senso. Bene, senta, se non coglie altri, diciamo, possibili riscontri effettuati in ordine a quella conversazione, passiamo a quella successiva. Le do un attimo ancora per verificare. La dovrei leggere, signor Pubblico Ministro, perché non l'ho mai vista questa conversazione. Non l'ha? O mi date il tempo di leggerla, perché posso dire sì, che... Sì, no, tanto che voi non avete qualche passo in particolare, io magari lo vado a prendere. Prego, sì, sì, ripeto, naturalmente riguardante gli eventuali riscontri che poi avete effettuato a seguito della conversazione. Sì, ricordo in particolare anche che Riina in questa sua conversazione diceva che lo aveva cresciuto lui a Messina Denaro, diciamo militarmente, possiamo dire, questo, in questo senso. Vabbè, ecco. Dico se c'era proprio qualche riferimento specifico a attività di indagine che avete condotto o di riscontro anche solamente cartaceo che avete... No, così penso che abbiamo terminato. Vabbè, allora possiamo passare alla successiva conversazione intercettata, che è quella del 18 agosto 2013, sempre all'interno di Milano Opera. 18 agosto 2013. Allora, con la lettera U si indica Lo Russo, con la lettera U1 si indica Riina. C'è qualcosa in particolare che... Sì, lei... sì, il problema sì. È che qui però non coincidono le pagine, perché... Ricorda in particolare qualche cosa di cui parlavano? Allora, si abbraccio, sì, allora, allora, una volta... detto chi sono gli interlocutori, identificati gli interlocutori, le chiedo se lei ha effettuato degli accertamenti o avete fatto delle verifiche in relazione al cosiddetto aggiustamento del maxi processo in Cassazione. Ah, è questo. Allora. Possiamo trattare di questo punto, in particolare della sostituzione della sostituzione del presidente Valente, sì, ricordo... e del presidente Molinari, che erano, sì, al tempo magistrati, uno di questi prossimo alla pensione. Sì, ricordo la vicenda. In particolare Riina addebitava al dottor Falcone la responsabilità che lui manovrava tutto e che aveva fatto cambiare anche il presidente della Corte di Cassazione, ecco, sostituendo l'allora presidente Carnevale con il dottor Valenti, che poi è stato quello che effettivamente ha emesso la sentenza del 1992, del 30 gennaio. Questo è un riscontro che avete poi verificato, diciamo, sì, documentalmente. Sì, abbiamo verificato anche questo, ma anche su fonte aperte questa vicenda ricostruita della sostituzione, ma che non è che è stata una sostituzione, più che altro venne introdotto un metodo di rotazione che però Riina poi addebitava come responsabilità al dottor Giovanni Falcone, dicendo che una delle causali era stata anche questa, che lo aveva fatto impazzire questa vicenda.
Senta, c'è un continuo riferimento al Tonno e a Favignana e alla Mattanza. Ci sono riscontri su questo punto? Sì, in particolare quando Riina diceva appunto la Mattanza, si riferiva al fatto che il dottor Falcone il 23 maggio del 1992, quando era sceso da Roma a Palermo, si doveva recare a Favignana perché in quei giorni si svolgeva la Mattanza di Favignana, e lui aveva appellato in maniera, possiamo dire, dispregiativa il dottor Falcone come il Tonno, cioè come dire una persona che lui aveva attirato nella rete e che l'aveva ucciso. Senta, avete diciamo fatto riferimento, verifiche su contrasti esistenti tra Riina e Provenzano e tra Riina e Bagarella? Sì, in particolare dobbiamo dire che Riina alternava, allora a giorni lui esaltava anche Provenzano e anche il suo cognato Bagarella Leo Luca, dicendo che erano uomini valorosi, che erano la sua dipendenza, altre volte invece gli imputava alcune mancanze, in particolare appunto quando Riina accusava Bagarella che avevano insieme a Provenzano avevano spostato l'attenzione delle bombe, chiamiamole così, dalla Sicilia a Firenze. Va bene, senta, allora passiamo. Posso prendere un altro? Ricordo, c'è un problema, ricordo anche un'altra vicenda che ci aveva attirato l'attenzione quando Riina faceva riferimento che aveva tentato di rintracciare il dottor Borsellino per ucciderlo anche a Marsala. Sì, di questo ne parliamo poi un'altra conversazione. Senta, si fa a lungo riferimento a Furmiculuni, che sarebbe il soprannome di chi? Lo ricorda? Furmiculuni dovrebbe essere qualcuno di Emanuello, mi sembra. Sì, qualcuno di Emanuello. Ricorda a che proposito venivano fatti questi riferimenti? Mi pare che a quali fatti specifici? Se non mi inganna la memoria, si doveva riferire all'omicidio del papà di Madonia Francesco, inteso su Ciccio. Si riferiva a questo perché lui addebitava la responsabilità Riina a Giuseppe Di Cristina, e questo è stato anche un motivo per cui poi lui aveva deciso di uccidere Di Cristina. Va bene, allora le passiamo alla terza conversazione. Che è la conversazione del 20 settembre 2013.
In questo caso abbiamo già un riferimento fatto già dal perito che ha, si è peritato, non si è peritato di indicare direttamente se questo è possibile, i nominativi, se vogliamo possiamo insomma tralasciare e darlo per letto. Quindi in questa conversazione che è stata prodotta, diciamo, gli interlocutori sono già identificati. Tutte carceri di base. Senta, le chiedo, ma di rapporti tra Riina e il territorio trapanese, quindi riscontri fra collegamenti fra Riina e la provincia di Trapani, e in parte la zona, diciamo, sud del trapanese, quindi la zona di Mazara del Vallo, di Castelvetrano. Lei ha conoscenza di frequentazioni, rapporti, cioè, al di là, insomma, di quello che si dice nelle conversazioni, e se lei è a conoscenza di un rapporto esistente fra Riina e il territorio trapanese e i mafiosi trapanesi, ovviamente. Allora, in particolare ricordo che Riina ha trascorso parte della sua latitanza anche a Mazara del Vallo. In particolare Riina aveva una villa in via Fata Morgana, sul lungomare di Mazara del Vallo, dove trascorreva parte della sua latitanza. Anche il fratello Gaetano ha abitato, prima del suo arresto, e la sua famiglia vi abita tuttora, a Mazara del Vallo. Poi Riina ha avuto molte proprietà a Castelvetrano, che gli sono state sequestrate a Castelvetrano, che erano intestate ai famosi fratelli Sansone, che sono quelli che poi lo accudivano, diciamo, in via Bernini. Senta, ma glielo chiedo solamente perché nell'immediatezza, dopo l'accenno a Messina Denaro, in questa conversazione del padre c'è un riferimento a Palazzolo e al Sudafrica. Sì, Palazzolo Vito Roberto, che è un mafioso del palermitano, che viveva in Sudafrica. È stato arrestato successivamente in Thailandia, quando si era spostato dal Sudafrica, dove gestiva un vasto traffico di stupefacenti, di diamanti e così via. Era un personaggio influente in Sudafrica, tant'è che si dice che godeva anche di protezioni governative. Che famiglia apparteneva a Palazzolo, lo sa? La famiglia di Cinisi. Allora, l'ultima conversazione per quanto riguarda Riina, quindi sempre Milano Opera, qui siamo al 29 agosto 2013. Anche in questo caso è stata già periziata dal periodo della Corte d'Assise di Palermo, quindi anche in questo caso, col consenso della difesa, tralascio la domanda circa la individuazione delle voci e le faccio riferimento, anzi riprendo quello che lei aveva prima iniziato a riferire quando l'ho stoppata, circa la presenza del dottor Borsellino a Marsala. Sì, allora, dobbiamo ricordare che il dottor Borsellino è stato anche procuratore della Repubblica a Marsala
Rina in queste sue esternazioni diceva che aveva tentato di ucciderlo, lo aveva cercato, quindi lo aveva cercato anche a Marsala, però più volte gli era sfuggito, sapeva di ogni tanto di qualche pranzo, qualche cosa, però io formalizzo nuovamente la mia posizione. Lo aveva cercato. Senta, qual è stato l'accertamento? Avete verificato che effettivamente ha ricoperto l'incarico di procuratore della Repubblica di Marsala? Sì. Ma è che non riesco a leggere la pagina perché e non posso strapparla dal problema. No, deve andare così delicato. Scusate, allora le mostro questo un fotogramma che è quello inserito alla pagina 58 e 59 della perizia, che riproduce Rina e Lorusso fermi in questo cubicolo vicino alla panchina. Siccome lei ha fatto riferimento a questo, diciamo, continuo camminare dei due tra... ecco, se attraverso questa fotografia ci può illustrare, insomma, qual era la panchina dove si mettevano, qual era, diciamo, l'itinerario che in genere percorrevano nel corso della... se era longitudinale, insomma, si può dare qualche spiegazione in più alla luce di quello che ha detto prima. Sì, allora questo è un frame di immagini, video, appunto qua sono nella zona passeggio, come ho detto poc'anzi, dove si vedono questi mura perimetrali. Loro in questo momento si trovano però in fondo, diciamo, diciamo più prossima a dove tra l'altro Rina aveva anche come dire, la cella, molto vicino a questa zona, era vicinissimo Rina, ecco. Sì, questa era la zona dove lui si metteva con la panchina, infatti si può notare nel frame ancora più piccolo che vi è la porta, e vicino alla porta appunto vi era questa panchina. Quindi, diciamo, il passeggio andava lungo questo muro, sì, che c'è, che insomma sei sullo sfondo del frame. Esatto, sì. E solitamente loro passeggiavano proprio in questo punto qua maggiormente, e difficilmente si spostavano sull'altro lato. Quello con la maglietta bianca è Rina Salvatore, mentre quello con la maglietta nera più alto è Lorusso Alberto, che dà le spalle in queste immagini. Senta, era in carcere per che cosa? Per quale motivo? Cioè, era in definitivo per cosa? Parliamo di Lorusso, perché è omicidio, rapine, estorsioni e traffico di sostanze stupefacenti. Ha detto appartenente alla Sacra Corona. Appartenente, esponente di spicco della Sacra Corona Unita e in particolare al noto clan Modeo della Sacra Corona Unita. Se ricorda il periodo in cui Paolo Borsellino ha lavorato a Marsala, se è in grado, se no è altro dato che, insomma, a cui si può acquisire, se lei è in grado di ricordarlo, altrimenti... No, in particolare ricordo la fine degli anni 80, inizio ai primi anni del 90, aveva iniziato fino agli anni 80, mi pare, e se poi conclude nei primi anni 90, che ritorna a Palermo come procuratore aggiunto.
Senta, con riferimento alla famiglia Madonia, ai componenti di Madonia, quindi a Francesco, Giuseppe, Salvatore e Antonino, avete fatto, c'è stata necessità di verificare, di fare dei controlli, delle verifiche in relazione a quanto intercettato? Sì, abbiamo la famiglia Madonia, parliamo di Palermo e del mandamento di Resuttana, quindi abbiamo il padre Francesco, poi abbiamo il figlio Antonino, il padre Francesco che è deceduto, Antonino che è detenuto all'ergastolo, poi abbiamo il fratello Giuseppe e poi Salvatore Mario, che è il più piccolo. Senta, con riferimento ai Madonia, c'è stata mai, mai stata accertata la loro presenza nel corso del 92 a Roma? Sì, allora io come atti ho letto che Madonia Giuseppe è stato identificato. Giuseppe, scusi, sarebbe per indicarlo alla corte, nella tavola genealogica? Il secondo dei fratelli, quindi, sì. Quindi fra Antonino e Salvatore. Sì, non dimentichiamo che c'è il più piccolo in assoluto, che è Aldo, il cosiddetto farmacista. Sì. E allora il secondo della famiglia, quindi Madonia Giuseppe, che è stato anche imbricato nell'omicidio del capitano Basile, per identificarlo ancora me. Intorno al 1991, forse i primi anni del 92, quindi prima che succedesse l'attentato, era stato identificato da personale di polizia a Roma, in via Renula, di fronte al Ministero della Giustizia, e a quanto pare poi il Rina pare che si era adirato perché era stato scoperto. Comunque la verifica è sull'esistenza di una relazione di servizio che accerta la presenza di Madonia Giuseppe nel periodo, lo può ripetere? Prima della strage di Capaci. Prima nel periodo precedente. Al precedente, sì. D'accordo. Senta, sui legami e l'esistenza di legami fra la famiglia Madonia e appartenenti a settori deviati dei servizi di sicurezza, ci sono mai state riscontri documentali, processuali? Sulla scorta di, appunto, di alcuni colloqui di un... Scusi, possiamo o chiudere? Pubblico ministero, purtroppo non possiamo chiudere. Non possiamo chiudere? L'udienza è pubblica. Non ci arriviamo a questo. Forse hanno sospeso. Va bene, scusi. Allora, comunque non viene dal corridoio il rumore, viene da sopra. Posso? Sulla scorta di un colloquio che era stato intercettato fra Rina e Lo Russo, abbiamo svolto degli accertamenti, perché si faceva riferimento a dei collegamenti fra Madonia Antonino e ambiente diciamo, delle istituzioni, in particolare dei servizi segreti. E appunto a questo, sulla scorta di questo abbiamo fatto ulteriori accertamenti a ritroso e abbiamo visto che nel 1970 la famiglia Madonia era stata coinvolta in una serie di attentati che all'epoca sembravano effettivamente strani, che nulla avevano a che fare con gli ambienti, diciamo, di Cosa Nostra. In particolare erano state messe delle bombe all'assessorato all'agricoltura, all'assessorato alla sanità e così via, fatti che poi andavano a coincidere, diciamo, con in quel periodo il famoso golpe Borghese, di cui ebbe a parlare anche successivamente Tommaso Buscetta. Va bene, allora possiamo riprendere quel foglio e passare adesso chiudiamo qui la vicenda che riguarda Rina e quindi il servizio di intercettazione di Milano Opera, e apriamo invece il focus sull'altro servizio cui lei ha già accennato, svolto questo credo nel 2016-2017, e cioè le intercettazioni nel carcere, non ricordo se di Parma o Tolmezzo, che riguardavano Giuseppe Graviano. Sì.
Anche qui le chiedo innanzitutto in generale di dare i dati di questo servizio, l'inizio, la fine, allora, le modalità. Ora, era successo questo, che nell'ambito del procedimento penale 3692 /14 modello 21 della DDA di Palermo, quindi un che si inseriva nel solco dell'11719/12 RGNR, e cosiddetto appunto processo trattativa, era stato sentito il collaboratore della giustizia Spatuzza Gaspare il 13 marzo del 2014, il quale aveva riferito di un coinvolgimento dei fratelli Giuseppe e Filippo Graviano nella cosiddetta stagione stragista, e in particolare lui aveva riferito di un incontro che c'era stato al Bardone, in cui le aveva fatto chiaramente intendere appunto che quella era la strada che avevano intrapreso e perché si dovevano in questo modo. Posizione, Presidente, riferisce sulla dichiarazione del collaboratore, peraltro. Allora, sulla scorta di questa abbiamo intrapreso un'attività di intercettazioni, analogamente a quanto abbiamo fatto per Rina Salvatore, più o meno abbiamo fatto anche nei confronti di Graviano Giuseppe, il quale in quel momento stava trascorrendo appunto la socialità, il passeggio con Adinolfi Umberto, che era un esponente di spicco della, della Camorra, esponente di spicco della, della Camorra. Appunto, il servizio è iniziato il 12-1 del 2016 e ha avuto termine l'1-4 del 2017. Sono stati con due distinti decreti. Un primo decreto, l'11-2016, è appunto quello che va dal 12-1-2016 al 27-9-2016, e successivamente con un altro decreto, il 22-53-2016, che ha avuto inizio il 4-10-2016 e ha avuto termine l'1-4-2017. Un po' sono state la continuazione uno dell'altro. Appunto, questa indagine si inseriva nel solco delle cosiddette indagini sulla trattativa. Anche qui le chiedo di riferire sull'ambientazione, cioè dove erano state piazzate le microspie, allora, e quale esito hanno avuto i due separati servizi, cioè quello relativo alla socialità e quella al passeggio. Allora, come ho detto poc'anzi, diciamo, un po' abbiamo copiato quello che è avvenuto per Rino, abbiamo fatto anche per Graviano Giuseppe. Anche qui ci sono state conversazioni molto importanti. Diciamo che il Graviano solitamente, appunto come ho detto, esternava di più nella zona passeggio e molto meno nella zona socialità, perché un po' erano dei soggetti che si sentivano più sicuri perché era all'aperto, non immaginavano mai appunto che il perimetro era stato disseminato appunto di queste attività di intercettazione. La stessa cosa, appunto, come ho detto poc'anzi, abbiamo fatto anche per il video, perché il video spesso ci consentiva di captare il labiale dei soggetti, perché volutamente abbassavano il tono della voce. Addirittura Graviano Giuseppe, quando doveva dire qualcosa in particolare, gli si avvicinava all'orecchio del suo compagno di passeggio, di socialità. Quindi anche in questo caso lei ha effettuato tutta l'attività di riascolto e di riscontro? Sì, uguale, è la stessa cosa che ho fatto per Rina Salvatore. Okay. Ho coordinato appunto un gruppo di colleghi che abbiamo fatto l'attività di installazione, intercettazione, visione e trascrizione, e anche i riscontri conseguenziali. Beh, anche in questo caso le chiedo se nel corso del servizio sono emersi, cioè se è stato il servizio fruttuoso sotto il profilo, diciamo, investigativo, se cioè tra i due si sia instaurato un rapporto di confidenza e quindi di reciproco. Sì, sì, si è instaurato un rapporto di confidenza, e le devo dire che talvolta Giuseppe Graviano, oltre a raccontare i fatti del passato, poiché la persona Ladinolfi era una persona molto preparata, è una persona che aveva conosciuto, come dire, il mondo, come diceva lui, chiedeva anche consigli su tante vicende, chiedeva anche consigli sia di tipo giuridico che anche, come dire, anche geografico, perché la sua intenzione, ma solo secondo la sua fantasia, un giorno di andarsi a ricostruire una vita fuori nel paese dell'America Latina, che lui conosceva la Ladinolfi.
Allora, anche in questo caso abbiamo la perizia del perito, o meglio del, anzi no, queste sono due conversazioni che sono allo stato oggetto di perizia, e quindi le chiedo, mostrandole quella che è stata una trascrizione che ha gli atti, che è una trascrizione fatta dal consulente del pubblico ministero, le chiedo di riferire, di dare un nome alle voci che si ascoltano, in particolare a partire dall'inizio e poi passando a pagina 27 e 28. Allora, innanzitutto le chiedo se la a parte, insomma, lei ha detto che c'era la videoripresa, quindi pochi problemi immagino ci potessero essere. Comunque sia, le voci erano ben, diciamo, nette, era ben netta la differenza della comprensione, la possibilità di comprendere di volta in volta chi parlasse? Sì, talvolta però... Ma immagino dopo un anno e mezzo di ascolto avrà... Sì, come normale, conosciuto bene le due voci. Sì, conoscevamo bene e venivano distinte, anche perché poi, ecco, come dice lei, era il video che ci consentiva eventualmente nella peggiore delle ipotesi di vedere chi parlava, uno o l'altro. Comunque le voci erano completamente diverse, uno tra l'altro uno è campano e l'altro è siciliano, se questo poteva aiutarci. Sì. Uno era Graviano Giuseppe, uno era Adinolfi Umberto. Ecco, può dire, in ordine a quelle frasi che sono state trascritte, può dare un ordine, in questo caso leggendole perché non c'è altro sistema, sì. per attribuire alla paternità delle frasi, e quindi poi farci comprendere, qualora non lo dovesse fare e non lo potrà fare, il consulente. Allora, pubblico ministero, questo è un atto che non è agli atti del fascicolo del dibattimento, quindi agli non atti possiamo. Del pubblico ministero, presidente. Sì, lo so, però la lettura di un atto che ancora forma oggetto di un accertamento peritale, nel senso che c'è una trascrizione in corso proprio. Presidente, non però possiamo cioè, chiedere senz'altro chi sono gli interlocutori della conversazione. Però per fare questo dobbiamo leggere la frase, perché la frase non è possibile chiedere l'interlocutore se non agganciamo le frasi. E più frasi, perché non è detto che il perito le senta. Ricorda se parlarono di un argomento in particolare? Sì, appunto, diciamo che l'argomento che è quello più caldo è quello che si legge. Lo menzioni lei, pubblico ministero, qual è l'argomento più caldo e quali sono stati gli accertamenti che sono stati successivamente compiuti? Pubblico ministero, illustri l'argomento definito da lei caldo. Allora, nel corso di questa conversazione c'è un riferimento che viene fatto a un certo punto alla presenza a Roma di Matteo Messina Denaro per uccidere Falcone, di Graviano ed altri soggetti con la... Prego. Attendiamo che la difesa ne prenda visione.
È la trascrizione per la quale lei, avvocato, non ha dato là il consenso. Per il quale stiamo procedendo. È pacifico che è al fascicolo del pubblico ministero. E il problema è un altro. Il problema è se poi domani il perito viene e legge qualcos'altro o fa riferimento appunto a qualcos'altro. Io sto chiedendo peraltro al pubblico ministero. Eventualmente c'è sempre la possibilità di richiamare il teste, ma comunque, secondo il suo ricordo, i due interlocutori hanno fatto riferimento alla presenza di Messina Denaro a Roma per l'uccisione di Falcone? Sì. Sì. Chi in particolare ha menzionato questa circostanza? Graviano Giuseppe gli è, prima ha chiesto il permesso ad Adinolfi se poteva raccontargli questo fatto che lo riteneva forse importante e se gli avrebbe dato fastidio la cosa. Ho capito. L'ulteriore domanda, pubblico ministero, sugli accertamenti compiuti, questo riguarda la premessa. Esatto. Sì. Quindi il riferimento... Ah, allora le chiedo però di leggere qualche passaggio in più oltre queste frasi, perché se il perito dovesse trascrivere o non trascrivere o trascrivere solo parzialmente questa frase, io vorrei che comunque sia, se lei legge un paio di frasi prima e dopo, comunque sia abbiamo una traccia di frasi sicure che verranno sicuramente trascritte perché chiare. Pubblico ministero, diamo la trascrizione per aiuto alla memoria, visto che è una trascrizione che è conosciuta già dal test, però chiediamo qual è il suo ricordo agganciandolo poi a una domanda che prescinda dal contenuto proprio dell'intercettazione, ma che coinvolga degli interventi investigativi compiuti dal test. Io, Presidente, mi permetto di insistere, cioè stiamo parlando di cose che non rilevano nel processo. Se io gli dico di leggere quattro frasi che sono a pagina 22, che sono frasi sicure, che certamente, siccome ovviamente le allora, frasi, qual è il problema? Non c'è stato consenso, pubblico ministero, sull'acquisizione di queste intercettazioni. Se le facessimo leggere al test, supereremmo questa opposizione da parte della difesa. Affidiamoci al ricordo del test e facciamogli dire cosa ricorda una contorsione di questa conversazione. Una contorsione vagamente superflua. Comunque, se non c'è il consenso, che ritengo peraltro... Stiamo facendo una perizia su questa conversazione. Ma il perito non potrà mai rispondere sulle voci. Allora, siccome abbiamo qua un signore che è venuto e che infatti glielo stiamo chiedendo, potremmo chiamarlo per dirle glielo stiamo chiedendo, gli abbiamo chiesto se ricordava appunto la circostanza dell'indicazione di Messina Denaro a Roma per l'uccisione di Falcone, ha risposto di sì e ha detto che è stato Graviano a confidare questa circostanza da Adinolfi. Sì. Dopo avergli chiesto permesso, possiamo anche chiedergli qualche altra cosa. Sì, quindi, sì, gli chiediamo qualche altra cosa, perché questa non è una frase che detto il perito possa riprodurre così come il consulente del pubblico ministero l'ha scritta. Allora, senta. Senta, si è mai fatto riferimento a un tale avvocato Pianello e se sì, chi l'ha fatto? L'avvocato Pianello era uno degli avvocati di Giuseppe Graviano. Federico Pianello mi pare che si dovrebbe chiamare. E nel dialogo intercettato si è fatta menzione di questo avvocato Pianello? Sì, più volte lui fa, anche con i colloqui con i familiari, più volte fa riferimento. Chi menzionava? Graviano Giuseppe. Graviano Giuseppe. Mi scusi, signor pubblico ministero, in relazione alla vicenda di cui stava parlando poc'anzi e che appunto c'è stata opposizione, stavo dicendo che noi abbiamo svolto degli accertamenti non so se ci riferiamo a questo, sulla presenza appunto di Graviano al Maurizio Costanzo Show. Sì.
si riferiva a questo. Sì. Vuole che parli sì, di questo? Sì, adesso, adesso prima che chiariamo e sciogliamo ogni dubbio su eventuali, su chi parla e che cosa dice. Una volta che, adesso con la discorso che è lungo, questo sull'avvocato Vianello, possiamo essere più tranquilli che non avremo in futuro problemi a stabilire l'ordine e le, diciamo, l'appartenenza delle voci. Allora, con riguardo invece alla presenza a Roma di Graviano, Matteo Messina Denaro ed altro, c'è un riscontro su questa, su questo punto? Appunto, nel 92 ovviamente. Sulla scorta appunto di quanto era stato detto dai due soggetti nel corso dei loro colloqui, abbiamo acquisito tutti, tutte le puntate del Maurizio Costanzo Show, in particolare dal gennaio del 92 a luglio del 1993. Le abbiamo visionate tutti e abbiamo visto, abbiamo estrapolato alcuni frame di immagine e abbiamo visto che Graviano Giuseppe era inquadrato in due circostanze, una prima i primi gennaio del 1992 e una seconda volta il 13 novembre del 1992. Quindi a gennaio e a novembre mi ha detto. Sì, a gennaio 92 e novembre del 1992. Senta, per quanto riguarda invece la presenza di questi soggetti a Roma, contestuale presenza di questi soggetti, il dato è processuale perché è contenuto nella sentenza che è stata già prodotta. Sì, lei sa se oltre alla presenza riscontrata di Graviano al Maurizio Costanzo Show sono stati fatti altri accertamenti per quanto riguarda la presenza di questi soggetti a Roma, quindi di Geraci, Senacori Vincenzo, Senacori, Graviano e Matteo Massino Denaro? Sì, Pinerello, Lorenzo, Cristoforo Cannella, inteso Fifetto. E poi c'era anche la presenza di due campani, però qualcuno dei Nuvoletta che poi, secondo quanto poi dice Graviano, sono andati via perché avevano un matrimonio. Ecco, questi due Nuvoletta sono stati identificati? Sono identificati, credo, nella sentenza di Firenze. Sì, sì, no, dico, la vede, sì. Vabbè, un riferimento alla sentenza di Firenze. Io qui non ce l'ho l'identificazione. Okay. No, dico... autonomi riscontri, per esempio qui si parla di un matrimonio, per verificare se... No, questo non l'abbiamo accertato, vabbè. Però in qualche sentenza l'ho letta questa circostanza ricostruita. Va bene. Allora, questa è l'ultima trascrizione... Questa, anche questa, diciamo, oggetto della perizia che è stata conferita e riguarda la conversazione del 17 marzo 2017. Anche di questa non possediamo nulla se non la trascrizione, parti di trascrizioni fatte a suo tempo dalla DIA. Anche qui siamo a Tolmezzo. No, signor Pubblico Ministro, mi scusi, siamo ad Ascoli Piceno. Scusi, ad Ascoli Piceno, infatti sono stato indotto in errore. Allora, siamo ad Ascoli Piceno, questa come quella precedente, è il 17 marzo 2017. Siccome ci sono pochi passaggi trascritti, devo anche qui l'unico riferimento, l'unica finalità della domanda è tesa
a individuare dei passaggi che sono certamente ascrivibili a Graviano, in modo che una volta che saremo in possesso della perizia potremo comprendere chi parla e che cosa dice. Allora, le chiedo se ricorda riferimenti a un certo avvocato Potenzano. Sì, più volte faceva riferimento all'avvocato Giuseppina Potenzano, che era uno dei legali di Graviano Giuseppe in qualche suo processo. Senta, tutti e due avevano figli? Cioè, Graviano e Adinolfi avevano figli? Sì, Graviano Giuseppe. Entrambi, dico. Anche Adinolfi aveva. Anche Adinolfi aveva figli, sì. Graviano Giuseppe ne ha solo uno figlio, Michele, nato nel 97. Pubblico Ministero, chiediamo al test, comunque non l'abbiamo fatto ancora, se gli interlocutori di questa intercettazione del 17 marzo sono sempre Graviano e Adinolfi. Sempre loro due sono, signor Presidente, perché essendo in area riservata non potevano avere colloqui con altri soggetti. Bene. Perché loro, oltre ad aver applicato il 41 bis, avevano un aggravamento della loro posizione penitenziaria. Senta, ci sono stati riferimenti ad un processo e alla possibile citazione in un processo di uno dei due? Sì, ricordo che sulla scorta appunto del contenuto di alcune intercettazioni si era pensato, se ci riferiamo a questo, i pubblici ministeri impegnati in quelle indagini, di mandare quindi un avviso di garanzia a Graviano Giuseppe e volerlo sentire per avere alcuni chiarimenti in merito. E riferimenti alla politica e al discorso di Scusi, non parlare di politica. Credo che stia cambiando argomento il pubblico ministero, mentre avremmo bisogno di un chiarimento sulla domanda precedente. Non ho capito. È passata una domanda, un argomento successivo? Sì. Io invece volevo chiedere al... Collegata al primo, Presidente, stiamo parlando sempre... Sì, la domanda è diversa, ma il collegamento è sempre lo stesso fatto. Ho capito. No, volevo capire se nella conversazione Graviano menzionava un suo avviso a comparire comunicatogli dal pubblico ministero, così come ha appena detto lei. E questo credo che ci possiamo riferire a questa vicenda, tant'è che sono andato personalmente io a cercare. Voi avete accertato che c'è stato un avviso emesso dal pubblico ministero, ma sì. Questo accertamento, quale spunto ha? Da quale parte della conversazione ha tratto spunto? No, da diversi, dal complesso, diciamo, dal delle complesso. Investigazioni, i pubblici ministeri avevano emesso, credo, un avviso di garanzia nei confronti di Graviano Giuseppe e io personalmente sono andato a fargli la notifica in carcere. Scusi, se questa era questa. La domanda era, la domanda era, siccome questa è una conversazione del 17 marzo 2017, le volevo chiedere se lei ricorda quando questo avviso poi fu presentato, quando fu notificato e quando poi venne effettuato quell'interrogatorio, se ne ha memoria. Allora,
se non vado errato, sto andando molto a memoria, di qualche giorno prima, potrei anche sbagliare, forse siamo all'8 marzo, sto andando molto a memoria su questa cosa. 8 marzo gli abbiamo notificato l'avviso di garanzia verso il carcere di Ascoli Piceno, e poi lui nei giorni successivi, appunto sapendo che doveva essere interrogato, chiedeva anche consiglio, se vogliamo, al suo interlocutore su come si doveva relazionare con i pubblici ministeri. Scusi, il processo trattativa era in corso? Sì. Ecco, e la... era nella fase avanzata. Ti voglio dire, se il Graviano... Era nella fase avanzata il processo. Era nella fase avanzata. C'è stato mai riferimento alla possibilità che egli rispondesse alle domande all'esame del pubblico ministero? Sì. Ecco, era sua intenzione rispondere alle domande dei pubblici ministeri. Nel fare questo c'è stato mai qualche riferimento ad argomenti da trattare o non trattare? Sì, in particolare lui, ricordo che diceva che voleva scansare la politica. Lui Graviano diceva che qualora avesse risposto... mi ricordo il termine esatto, devo scansare la politica, perché lì entriamo in un argomento molto più ampio e più grosso. Va bene. Allora, a questo punto ho terminato, non ho altre domande, la ringrazio. Se a meno che non ci siano, scusi, se lei non ha ulteriori elementi sua sponte da fornire con riguardo a riscontri di cui non le ho fatto, di cui non le ho chiesto, ma che lei ha effettuato e che ricorda di aver effettuato. Abbiamo effettuato anche altri ulteriori riscontri su altre vicende, ma non so se attengono magari a questo... In generale ricorda, cioè parlando per punti, ricorda quali riscontri effettuati. Prima ha parlato di Cristina e ha parlato della strage della circolazione. Quello ci riferiamo a Rina. Prego? Mi riferivo a Rina poc'anzi. Sì. Adesso sì. Su Graviano? Su Graviano abbiamo fatto anche ulteriori accertamenti, perché lui per esempio... abbiamo fatto anche degli accertamenti per vedere, per esempio, perché lui più volte nei suoi colloqui faceva riferimento anche al Marcello Dell'Utri, e abbiamo sviluppato che Marcello Dell'Utri aveva qualche villa a Como, no? Circostanze che veniva analogamente riferita anche da Rina Salvatore, dove lui, Rina, diceva che Provenzano si era recato a incontrare Marcello Dell'Utri a Como. Effettivamente abbiamo riscontrato che Dell'Utri aveva delle ville sul lago di Como, lamentandosi tra l'altro Rina che era andata a trovarlo a Como. Va bene, ho finito, la ringrazio. Le parti civili.